pronti per il terzo incontro della serata. Giovanni D'Amico contro Samuel Vidossi. Mi perdonerete se vi ho già spoilerato il suo avversario, per cambiare insomma il modo di presentare questo incontro. Giovanni D'Amico, palermitano di nascita, ha 21 anni ed è già in un palcoscenico molto molto importante. Thai Box Mania, appunto, gran palcoscenico per lui. Sarà un match che segue le regole della full Muay Thai, stavolta niente protezioni perché non siamo più tra atleti minorenni. 57 kg la categoria. Tre round per due minuti. Si presenta ora l'atleta d'angolo rosso. Ed è il secondo soprannome di serata. Lui è Pitbull e già potremmo identificare un po' il modo di approcciare gli incontri. Sappiamo cosa aspettarci, insomma, cercherà di azzannare alla gola Giovanni D'Amico e inevitabilmente però dovrà fare i conti con l'avversario. Un incontro per la categoria dei 57 kg, full Muay Thai appunto, e allora vedremo soprattutto come cercheranno di impostare i due questo confronto. Sono due atleti, ve lo anticipiamo, molto veloci nei colpi e dalla fisionomia del corpo comunque si può già notare come possano identificarsi anche come simil brawler, anche se nella Muay Thai questo termine è un po' forzato. È un po' forzato, però insomma va a qui io vado sempre in soccorso di coloro i quali sono un po' meno avvezzi a questo sport, va a identificare un po' quel tipo di lottatore leggermente più vicino alla box tradizionale e in generale più avvezzo a utilizzare molti colpi al volto e al corpo, tanti colpi soprattutto di maggior potenza, magari tecnicamente che possono sembrare meno validi ma di assoluta efficacia. Ci sta anche ricordare una piccola pillola di regolamento, ovvero che pugni e calci fanno punteggio in ugual modo, però a parità ovviamente di punti guadagnati. I giudici ieri nella cerimonia del peso tenutasi all'Atlantic di Borgaro hanno specificato come ovviamente verranno predilette le tecniche classiche della Thai Box, ovvero calci, ginocchiate piuttosto gomitate. Esatto, e quindi questo va ad avvalorare il lavoro non facile che gli ufficiali di gara hanno quest'oggi, ovvero quello di considerare anche questo da bordo ring, oltre insomma a varie situazioni specifiche per decretare un vincitore qualora il match dovesse andare alla decisione del punteggio. Nicola Caravello apporta le ultime modifiche alla tenuta del suo atleta, così fanno anche Matteo Tancredi e Gianluca Ragno della Box Chieri all'angolo rosso, quindi Samuel Vidosic partirà proprio con le gomitiere per identificarlo dai vostri schermi rosse, l'atleta in questo momento con l'asciugamano blu intorno al collo, e invece Giovanni D'Amico. Insomma, un po' di attesa, un po' di thrilling e poi si parte. Ci può stare, un po' come dire di suspense. Il direttore di gara dell'incontro, l'arbitro dell'incontro sarà Roberto Geri stavolta, e a lui dunque l'onore e l'onere inevitabilmente di controllare che tutto vada per il verso giusto, infatti lo sta facendo con le corde del ring. Tatuaggi sul corpo di Vidosic, vi starete chiedendo qual è la scritta che campeggia sul petto dell'atleta all'angolo rosso. Bene, è una frase di Jim Morrison, lasciate l'onore di recitarla. Sì, non è forte chi non cade mai, ma colui che cadendo ha la forza di rialzarsi, uno forse degli aforismi più celebri di Jim Morrison, che evidentemente rispecchia la personalità, o perlomeno il credo, probabilmente anche personale, non solo a livello sportivo, a livello di Thai Box, a livello di Muay Thai, per Vidosic, che ha voluto tatuarlo in questa forma di espressione corporea che ormai intreccia la sua strada in maniera importante, spesso e volentieri con l'arte, magari le arti marziali e le arti da combattimento.
siamo ancora inattivi perché stanno ultimando gli ultimi interventi al ring, da quello che vediamo probabilmente un indurimento delle corde per permettere che reggano meglio all'urto dell'arrivo di questi tori che si schiantano l'uno contro l'altro e contro le corde del ring. Anche perché stiamo parlando in questo momento di 57 kg, ma poi il peso ovviamente aumenterà e il rischio di conseguenza è direttamente proporzionale a questo. Siamo, ma poi non deve ingannare 57 kg, perché sì, sono 57 kg, ma che vengono moltiplicati dal peso doppio degli atleti perché sono in due, dalla forza che imprimono alle loro spinte e ai loro colpi, quindi inevitabilmente da reggere diventano molti di più. Ecco, io ne peso 10 in più, ma non ci salirei comunque sul ring con loro. No, questo non te lo consiglio, Marco. E allora, seconds out, siamo pronti per la terza contesa della serata. Giovanni D'Amico contro Samuel Pitbull. Vidosic, si parte. Con proprio Vidosic che va a cercare un raddoppio con i pugni. Sono già in posizione offensiva i due che cercano di scambiare subito velocemente per animare il palazzetto, già in clinch da una parte all'altra del quadrato. Serie di gomitate addirittura interessantissime da parte di D'Amico, che continua la sua opera di ripiego. Insomma, bella partenza. Bella partenza assolutamente, e non si stanno risparmiando i due atleti in mezzo al ring, perché adesso arrivano addirittura contro le corde. Non si stanno risparmiando in questo avvio e fasi di studio proprio che sono state lasciate all'angolo. Vidosic parte con il frontale, recupera D'Amico che non si fa sorprendere in questo frangente, ma rimane con la guardia alta e il destro avanti, segno di una guardia mancina, segno che può essere molto imprevedibile. Va alle corde, cerca ancora di raddoppiare con il ginocchio, viene però ribaltata la posizione, addirittura in presa quasi a forbice, cade a terra, ovviamente sbilanciato dal colpo dell'avversario. Sbilanciato dal colpo dell'avversario, dal fatto di aver perso gli appoggi nel tentativo di quella presa. Molto creativi, molto prorompenti in questo avvio. Molto divertente questo confronto, cerca il colpo in uscita D'Amico, non riesce ad entrare, subisce la carica ancora una volta di Vidosic, con il gomito va a chiudere la combinazione iniziata prima col calcio frontale, poi una serie di gomitate e ginocchio che non entra da parte di D'Amico, che perde nuovamente l'equilibrio e finisce a terra. Sì, frana praticamente addosso Vidosic, è davvero stato bravo però l'atleta a cercare e trovare l'entrata con quei pugni alti. Atleti sicuramente dallo spirito dinamico, da tanta voglia di dimostrare il proprio valore, dei colpi molto molto puliti, qualche volta anche troppo irruenti. Bello avvio, bello calcio dopo la pausa di D'Amico. Forse anche un po' fortunato qui D'Amico ad evitare il gancio mancino da parte di Vidosic. I due atleti vengono in questo momento allontanati, sguardo di sfida, quello che ci piace. Sì, c'è stato un po' un colpo, mezzo colpo, non so quanto volontario, appena dopo la campanella, insomma, credo nulla di scorretto in maniera volontaria, quindi inevitabilmente ha dato adito a qualche tensione tra i due. Per fortuna è entrata, ma soprattutto basta che sia tensione agonistica. Qui ci vengono riproposte alcune situazioni durante la prima ripresa. Qua vediamo l'offensiva di Pitbull, che è riuscito più volte a dar fastidio e a mettere in crisi, in difficoltà. Forse è un po' più lento Daniele D'Amico nel rientrare in guardia dopo essere rientrati dalla combinazione. Insomma, Vidosic forse ai punti un po' più avanti in questo primo round. Il match è ovviamente lunghissimo, però D'Amico è sembrato chiudere la contesa forse un po' più nervoso, e infatti dal suo angolo Caravello ha cercato di calmarlo. Adesso si riparte, e per gli atleti è importante fare tabula rasa, ripartire da zero per cercare di concentrarsi su ciò che va fatto. Riparte a macchinetta Vidosic addirittura con il back elbow, non riesce ad entrare, ma sarebbe stato un colpo da fuochi d'artificio. Continua la carica però, perché Pitbull non molla l'osso, continua a mordere, viene interrotto in questo momento il fighting da Jerry, che però non può assolutamente arrestare l'impeto dei due lottatori, con D'Amico che risponde per le rime e costringe alle corde nuovamente il suo avversario. Sì, vanno spesso e volentieri a contatto, i due non si risparmiano per niente, stanno anche facendo un po' saltare gli schemi, stanno lasciando un po' le difese da parte perché vogliono colpire, vogliono andare a fondo. Allora ancora al centro del ring, continuano i colpi forse un po' più
di studio in questi ultimi 10 secondi, anche se in questo momento parte il clinch che può trasformarsi in qualsiasi momento in una proiezione offensiva da una parte e dall'altra. Risolto in questo momento ancora il back elbow a vuoto di Vidosic, con Amico che sembra aver preso un po' di più le misure. Sì, stavolta sì, sembra anche avere una guardia più più attenta, più attiva e di conseguenza più efficace ai colpi di Vidosic. Ancora clinch a ridosso dell'angolo rosso, riprende la posizione di predominio Vidosic ma subisce la gomitata raddoppiata poi successivamente da D'Amico, ancora una volta l'intervento dell'arbitro. Molto bravo a uscire da queste situazioni difficili D'Amico, che ora con la spazzata fortunata, perché si stava anche sbilanciando Vidosic, infatti lo voleva aiutare addirittura a rialzarsi. Grande gesto di sportività. Un po' meno puliti, forse complici anche i minuti di gara. La lucidità dopo un po' inizia a vacillare. D'Amico nuovamente fermato dall'arbitro la sua carica. Back elbow, stavolta si infrange sul guantone, sta piano piano prendendo le misure. E occhio perché Vidosic potrebbe calare nuovamente di intensità nel terzo round. Il secondo finisce qui. Sul fine di secondo sembrano aver patito un po' la stanchezza entrambi gli atleti. Ci sta, perché il dispendio energetico è veramente elevatissimo. Qua ancora qualche situazione riproposta dai replay di Aldo Baima, ci mostrano quanto i due lottatori non si siano risparmiati in questo frangente di match. D'Amico sicuramente più presente a livello offensivo, soprattutto è entrato più volte nella guardia di Samuel Vidosic. Match molto molto equilibrato, un terzo round da vivere con il fiato sospeso, perché il giudizio potrebbe vacillare da una parte e dall'altra. Sì, è difficile schierarsi, no, da una parte all'altra, non nel senso di tifo ma nel senso di del punteggio, quindi difficile a maggior ragione qua il lavoro dei giudici, anche se c'è ancora una ripresa che potrebbe sbilanciare in maniera concreta il match. Allora, campanella che suona nel palazzetto in questo momento, parte il terzo ed ultimo round di questo full Muay Thai contest. Vidosic para una serie di calci da parte di D'Amico, che poi deve subire il ritorno, ma lo fa molto bene. Colpo d'incontro con il gancio destro da parte ancora di Giovanni D'Amico, poi lo scambio recuperato da parte di Vidosic che porta anche il gomito poi all'angolo. I due vengono fermati, grande, grande offensiva, grande risposta prima di D'Amico, poi di Vidosic. Adesso il clinch, cerca il ginocchio ancora l'atleta dell'angolo rosso, cade a terra nuovamente sbilanciato. Il tappeto adesso inizia a essere anche un po' bagnato dal sudore degli incontri precedenti, oltre che da questo, e anche per questo il motivo per cui gli atleti normalmente in Thai box, anzi sempre in Thai box, lottano scalzi. Piccolo richiamo per Vidosic per un comportamento scorretto alle corde. Ci sta, nulla di grave, anche se adesso c'è. Ha rischiato D'Amico di andare alle leve basse, ha colpito anche forse con il sopracciglio, però credo che l'interruzione sia per favorire Vidosic, che ha preso un colpo dove solitamente sì, dovrebbe colpire. Assolutamente sì, in maniera involontaria, inevitabilmente il time out, diciamo, chiamato dall'arbitro. E per permettere la ripresa di Vidosic, che torna un attimino all'angolo. Spin kick da parte di D'Amico, si aiuta anche un po' con le corde, poi spazzata nuovamente ai danni dell'atleta di Box Chieri. Un altro high kick ben parato e risposta fantastica di Vidosic, che è sempre sul pezzo. Stop time. Poi alle corde arriva il richiamo nuovamente di Jerry, quando la clessidra sta cominciando ad esaurire la sabbia. D'Amico prova ad accelerare, prova a chiudere in maniera spettacolare questo incontro, bellissimo davvero, pieno di tante mosse caratteristiche della Thai, non solo ginocchiate, abbiamo iniziato a vedere anche una serie di gomitate a martello che sicuramente vedremo anche nel prosieguo di questa bellissima serata. Sta salendo l'intensità, sta salendo la tensione, questo match è in bilico, i due atleti lo sanno, quindi non hanno la percezione ovviamente di cosa voteranno i giudici, sanno che non hanno un vantaggio concreto in nessuna delle due maniere, quindi fanno di tutto per arrivare in fondo. Adesso vedremo chi vincerà. Al segnale dei 10 secondi rimanenti, quel piccolo tambureggiare che si sente nell'arena prima dei 10 secondi appunto alla fine dell'incontro, di solito c'è l'accelerata finale, invece stavolta c'è stato un clinch che ha fatto morire il match sulla campanella, quindi clinch che ha iniziato l'abbraccio poi molto sportivo a fine combattimento. Assolutamente.
assolutamente sì, ed è molto bello soprattutto perché ti dai battaglia sul ring per tanto tempo e poi ovviamente il segno di sportività. E adesso la parola passa ai giudici e mai come in questo caso, questa sera almeno per la prima volta, c'è un verdetto che vacilla da una parte e dall'altra. Sarà molto difficile per i giudici. Sì, come detto, noi non ci sbilanciamo assolutamente, ma ci rimettiamo alla parola di Giorgio Iannelli, Francesco Pellegrino e Liliana Voitu, che hanno avuto il compito di segnare i punti per questo incontro. E credo, da quello che vedo, che sia arrivata la decisione arbitrale. E allora lasciamo la parola al nostro speaker Davide Lattanzi. Si sente vittorioso, o meno prova un po' forse a influenzare la situazione, Giovanni D'Amico. Dice con Benedetto Bene Andrew Giovanni. Hai ragione. Il backflip di D'Amico per festeggiare. Una vittoria, potremmo dire, forse in rimonta, visto il primo round che vedeva magari Vidosic un po' più avanti per dei colpi più puliti, però nel secondo e terzo è uscito alla grande da tutta Palermitano. È una vittoria importante per D'Amico, che ha incrementato il suo record a 8-6, due pareggi nei 16 incontri disputati sin qui. In casa invece una sconfitta a Vidosic, ma in un match davvero molto tirato, e lo dimostra la felicità di D'Amico nell'essersi imposto.